Iniziamo anche la registrazione, mi sembra che la connessione sia stabile. Allora, partiamo prima di tutto con l'accendere la luce, che così magari si vede un po' meglio. Scusate. Eccomi di ritorno. Allora, per prima cosa, le cose burocratiche. Allora, avevamo detto appunto che riflettevamo un attimo su il programma e su quale poteva essere il testo di riferimento. Allora, io ve l'ho preparato qua, vi ricordate il testo è questo qua, Geografia di oggi, studi, metodi e strategie tra ricerca didattica, Alaimo Aru Donadelli, se non l'avete già scaricato, scaricatelo, dateci un'occhiata. Allora, vi dicevo appunto che il capitolo obbligatorio, avevamo detto che avrei deciso tra l'1 e il 2, secondo me il 2 è molto più adatto, quindi l'indicazione è che obbligatorio da studiare è il 2, poi chiaramente potete guardare tutto il resto del libro, mi raccomando fatelo, ma il 2 è da studiare, d'accordo? Quindi può dire, significa che una domanda su questo, quindi sugli strumenti GIS, vi può capitare all'esame, d'accordo? Spero che sia chiaro questo, è importante. Mi raccomando, sono 10 pagine, ci vuole un attimo a leggerle, veramente un attimo, però sono degli elementi su cui riflettere. Anzi, se qualcuno ha tempo, ha voglia, se le lezioni online non vi tediano e avete del residuo tempo libero, perché magari appunto le cose che avete fatto da fare a casa le avete fatte, dateci un'occhiata e magari ne discutiamo insieme a lezione, d'accordo? Perché vi vedo anche abbastanza partecipativi. Quindi, ripeto, all'interno di questo testo si cancella il testo di Battisti, il testo di Battisti esce dal syllabus, entra questo, Alaimo Aru Donadelli, e obbligatorio è il capitolo 2. Poi avevamo detto che ce n'erano, potevate sceglierne uno tra gli altri, insomma, a vostro piacimento. D'accordo? Mo', dopo è scontato che le cose siano chiare. Ecco, detto questo, passiamo un attimo a una domanda che mi ha fatto un vostro collega, che è interessante, non dico il nome, non dovrebbe vedersi il nome, se si vede non cambia niente, insomma. Però sì, volevo dirvi, se avete dei dubbi, perplessità, c'è anche l'email, io magari non subito, però vi rispondo, insomma, se c'è qualche richiesta di delucidazione, per cui non siate timidi, l'email c'è apposta. E allora, il vostro collega... Non si vede il nome, ok. Mi ha mandato queste immagini, no? Riproponendomi la domanda, ma anche con queste immagini che sono fatte con delle fotocamere e dei sistemi laser scanner ad alta risoluzione posizionate sui satelliti, possiamo dire che si tratta comunque di immagini che hanno un certo margine di errore o che comunque hanno all'interno delle problematiche di esattezza di rappresentazione, cioè non è che questi modelli che sono così precisi, che sono così attendibili, affidabili, ci permettono di avere la certezza assoluta sulle misurazioni, oppure anche in questo caso ci sono delle modifiche, delle approssimazioni, delle approssimazioni di base. Allora, la risposta è anche in questo caso. Nonostante qua abbiamo, per esempio, questo è un modello digitale del terreno, poi abbiamo le scansioni all'infrarosso, poi abbiamo vari altri sistemi. Chiudere qua. Quindi abbiamo rappresentazioni che sono veramente straordinarie dal punto di vista tecnico, squisitamente tecnico, e sono molto precise, nel senso che se noi andiamo a misurare una determinata area e cerchiamo di appunto ricavare delle misurazioni delle aree oppure delle, che ne so, delle valutazioni delle diverse temperature. Questi sistemi sono estremamente affidabili. Allora, tutti questi sistemi cadono sotto il nome di telerilevamento, ne parleremo, quindi non vi preoccupate, però è giusto per anticipare, visto che c'è questa domanda che secondo me è interessante. Tutti questi sistemi che sono effettuati attraverso una serie di sensori che vengono collocati nello specifico sui satelliti, appunto,
hanno comunque, diciamo, hanno una grande capacità descrittiva, una grande capacità di analisi, ci consentono di fare dei calcoli, dei dati, delle analisi molto, molto, molto approfondite. Il problema è sempre lo stesso. Quando tu vai a mettere su due dimensioni una superficie tridimensionale, in una maniera o nell'altra hai sempre una deformazione. Quindi anche questi dati, che comunque sono attendibili, sono utilizzabili, ad ogni modo hanno insita come dire, un lieve livello di approssimazione. Lieve, per carità, si sbaglia di poco, però comunque c'è sempre una riduzione, una semplificazione di qualche genere, d'accordo? Anche se è una rappresentazione, una fotografia della realtà. Teniamo presente che comunque quando un'immagine passa attraverso una lente, qualsiasi essa sia, c'è una deformazione, per cui non c'è solamente la deformazione cartografica, ma anche c'è una deformazione di tipo ottico da tenere in considerazione. Chiaro che sono corrette, sono sistemate, solitamente questi modelli qua vengono fatti attraverso la generazione di una nuvola di punti, quindi fondamentalmente c'è un laser che passa sulla superficie terrestre, la scannerizza continuamente e crea una nuvola di punti nello spazio che sono legati alle coordinate x, y, z e sulla base di quello poi costruisce il modello e quindi diciamo rende 3D, tridimensionale le cose, che è uno strumento utilissimo per avere un modello digitale del terreno, però ha sempre comunque un livello di approssimazione minimo, ma c'è sempre, quindi non c'è mai una precisione assoluta del 100%. Poi è chiaro, dipende quali sono le nostre esigenze, perché se noi abbiamo l'esigenza di individuare una specifica area e capire quali sono le problematiche in quella determinata area, allora un modello digitale di questo tipo ci può aiutare sicuramente. Una volta si usava tantissimo il LIDAR, che significa LIDAR, scritto LIDAR, è l'acronimo di Laser Imaging Detection and Range. Quindi fondamentalmente anche qua un raggio laser che passa e è in grado di creare un modello digitale non solo del terreno con gli edifici, gli alberi e tutto il resto, ma anche un modello della superficie terrestre, quindi fondamentalmente tirando via tutto quello che è l'elevato e lasciando emergere quelli che sono i segni sul terreno. In questo modo è interessantissimo vedere come nel corso del tempo determinate porzioni della terra sono state abitate, per esempio, ci sono le tracce delle fondamenta. Questo è uno strumento utilizzatissimo dagli archeologi, per esempio. E appunto, grazie a questo LIDAR è possibile individuare se ci sono delle antiche frequentazioni che non si possono più vedere a occhio nudo e non lo si vede neanche con delle fotografie satellitari, ma si vede grazie appunto a questo LIDAR. Poi ci sono tutta un'altra serie di spettri termografici, di sistemi di telerilevamento, insomma, sono molteplici, quasi quanti, insomma, la tecnologia ci può offrire. Tenete presente che i satelliti hanno cominciato a essere messi in orbita a partire dagli anni 60, i primi, ma poi dopo è con gli anni 70-80 che si è cominciata una messa in orbita piuttosto frequente e grazie appunto a quella generazione di satelliti abbiamo avuto la possibilità di sparare in orbita dei bei sensori. Poi mano a mano negli anni comunque si è continuato a mandarli in orbita perché ovviamente la tecnologia evolveva e quindi si poteva migliorare la sensoristica. Quindi adesso abbiamo degli strumenti veramente straordinari da un certo punto di vista. Pensate che alcuni satelliti della difesa statunitense sono in grado di avere una precisione centimetrica, quindi possono creare un modello del terreno appunto con una precisione di centimetri. Quindi fondamentalmente abbiamo una possibilità di una mappatura della superficie della Terra veramente molto dettagliata. Vi racconto questo aneddoto che è interessante, è molto tecnico, però vi fa capire a che punto è arrivata la tecnologia, perché considerate che la nostra società tendenzialmente si basa sulle tecnologie militari. Internet era un esperimento militare prima di diventare civile, il GPS era appunto uno strumento militare prima di diventare civile. Ce ne sono altri esempi, ma insomma, questi sono i due più lampanti che noi utilizziamo tutti i giorni in questo momento. Appunto, in Afghanistan noi abbiamo mandato alcuni nostri velivoli, sono
per alcuni anni, adesso sono stati ritirati, ma insomma sono stati lì diversi anni, e questi velivoli avevano un pod, cioè una specie di aggeggio, un aggeggio da sorveglianza, da ricognizione, un pod che si chiamava Reach Light, vabbè questo è un dettaglio insignificante, ma questo pod aveva la caratteristica che non solo era in grado di elaborare ogni volta che l'aereo passava una mappatura aggiornata del terreno, ok? Quindi fondamentalmente si mandava l'aereo, questo eseguiva dei voli di ricognizione, dalla ricognizione si scattavano una serie di mappe digitali, ovviamente a una certa quota, con una certa inclinazione, con determinati parametri, venivano elaborate digitalmente, le si rendevano disponibili alle forze della coalizione per capire se c'erano concentramenti di nemici, se c'erano attività sospette, se c'erano particolari che potevano far sospettare qualche problema, ma questo sistema era in grado anche, se l'aereo passava il giorno dopo sullo stesso punto, di dire se qualcosa era cambiato rispetto al giorno prima. Cioè il software di gestione era in grado di stabilire, e questo è un software geografico, di informazione geografica, era in grado di stabilire se appunto c'era stato un cambiamento rispetto al giorno precedente, cosa che poteva indicare per esempio la preparazione di ordigni esplosivi improvvisati, quindi possibili attentati alle forze della coalizione. Questo per darvi un'idea del livello raggiunto dalla tecnologia ai giorni nostri. Bene, allora riprendiamo da dove avevamo lasciato il filo del nostro discorso la volta scorsa. Scusate, questo non c'entra niente. Eravamo arrivati qua, passerei però direttamente, beh insomma facciamo il passaggio. Allora fondamentalmente avevamo visto che nel mondo greco ha una rappresentazione iniziale della Terra come piatta e cilindrica, fondamentalmente si passa a una rappresentazione sferica con il calcolo della circonferenza terrestre proposto da Eratostene, che era molto simile al dato corretto, era basato su presupposti geometrici fondamentalmente, e abbiamo una prima rappresentazione delle terre emerse. Abbiamo detto anche che in geografia niente va buttato e quindi in un certo senso si pesca quello che era stato utilizzato nei tempi precedenti, quindi la tripartizione in continenti, in continente europeo, continente libico, africano e continente asiatico, ma la si amplia sulla base delle nuove misurazioni fatte sulla Terra all'interno di un sistema di meridiani e paralleli. Il sistema, diciamo, dei paralleli, quindi l'esplorazione attraverso i paralleli del bacino del Mediterraneo era avvenuta in maniera abbastanza corretta e abbastanza ampia, e in effetti abbiamo notato che sulla carta di Eratostene, quella che vediamo qua, sul planisfero di Eratostene, il bacino del Mediterraneo ha comunque delle proporzioni che assomigliano molto a quelle che noi siamo abituati ad utilizzare. Vediamo per esempio appunto la costa della Spagna, la costa italiana, l'Adriatico, la costa greca ovviamente, tutta la costa dell'Africa settentrionale e poi della penisola arabica. Vediamo che appunto conservano le loro proporzioni e i loro rapporti dimensionali. Quando invece si passa, diciamo, ad altri continenti più lontani, le cose cambiano e diventano un pochino meno, non direi precise, ma meno somiglianti, diciamo, alla rappresentazione che noi utilizziamo tutti i giorni per visualizzare, diciamo, i continenti e il nostro planisfero. Quindi, fondamentalmente, una prima prova generale di una rappresentazione che fosse effettivamente utilizzabile dal punto di vista pratico e che non avesse, diciamo, una approssimazione molto elevata. Dopodiché, diciamo che anche qua sappiamo, no, che con l'età ellenistica e poi con il passaggio all'età romana
c'è un trasferimento di conoscenza, quindi i romani vengono definiti un po' come l'alter ego pratico, diciamo, dei greci, mentre i greci erano più filosofi da un certo punto di vista e quindi più legati al mondo dell'astrazione. I romani invece hanno mostrano un pragmatismo molto elevato in tutti i campi, e questo è vero in particolare per la cartografia, nel senso che la capacità di rappresentazione cartografica romana era eccellente. I romani creano una scuola di agrimensori, creano una scuola cartografica di notevole rilevanza, creano un catasto per tutto l'impero straordinario. Il catasto, sapete cos'è un catasto, vero? Immagino. Il catasto è fondamentalmente un sistema di accertamento delle proprietà fondiarie. E quindi fondamentalmente è un sistema con cui tu rappresenti le proprietà fondiarie, siano esse beni immobili fondiari, quindi in terreni oppure edifici, e sulla base di un criterio che tu scegli applichi una tassazione. Quindi fondamentalmente è una tassazione sui beni fondiari, sui beni immobili cosiddetti. Il fatto che i romani avessero un catasto per tutto l'impero può sembrare una banalità, ma è un elemento straordinario, perché significa che esisteva un'organizzazione tale per cui esistevano i tecnici che erano in grado di realizzare questo catasto, esistevano le strutture burocratiche che facevano lavorare i tecnici che rilevavano il catasto. Esistevano delle leggi che stabilivano come il catasto andava redatto in maniera uniforme su tutto l'impero. Quindi esisteva fondamentalmente una struttura accentrata che era in grado di funzionare su vari continenti, non solamente su una nazione. Okay? Quindi era un elemento sicuramente straordinario. Ma partiamo dalla mappa che noi abbiamo, che noi conserviamo, l'unica mappa che ci è arrivata, una delle poche mappe, scusate, che ci è arrivata dal mondo romano, vale a dire la tabula poitingeriana. Iniziamo con l'altro. Allora, la tabula poitingeriana, la vediamo qua. La tabula poitingeriana prende il suo nome da Conrad Poitinger, che nel 1507, mentre si reca a Vienna all'interno di una biblioteca, trova questa mappa all'interno di un codex, il Codex Vindobonensis, vale a dire un manoscritto molto più antico, ascrivibile al XII-XIII secolo, in cui questa mappa era contenuta. La mappa ha delle dimensioni un po' strane, perché vedete che fondamentalmente è un rotolino di 30 centimetri di altezza e di 6,80 metri di lunghezza. Quindi insomma è una mappa piuttosto grande. È una mappa che ha un sistema di rappresentazione un po' peculiare, dopo lo vediamo. La trovate su Wikipedia se volete scaricarvela. Io qua l'ho messa, diciamo, in versione completa, e poi c'è approfondimento, ma poi se volete, siete curiosi di andare a vedervela, potete vederla tutta. Quindi fondamentalmente si tratta di una riproduzione fatta in periodo medievale di una carta che, secondo gli studi effettuati da Conrad Poitinger, è ascrivibile al secondo secolo dopo Cristo, vale a dire la piena età imperiale, l'età imperiale più, diciamo, più ricca e più fastosa. Quindi fondamentalmente noi abbiamo una grandissima rappresentazione di quella che era la concezione romana dell'impero. Okay? Quindi fondamentalmente abbiamo non solamente una carta che aveva un'utilità, poi vedremo quale utilità, ma anche, ripercorrendo quello che abbiamo detto nelle lezioni passate, abbiamo anche una dichiarazione di una Weltanschauung, di una immagine del mondo appunto legata all'ideologia romana. Questo è il quadro, diciamo, all'interno del quale è compresa la regione Trentino-Alto Adige e il Nord Italia. Vediamo se riuscite a capire qual è la prospettiva. Vi lascio un po' di tempo, vediamo se qualcuno si getta.
nella chat. Non vedo lampeggiare, ma vi lascio un attimo di tempo per rifletterci. Provate a vedere se ci sono dei riferimenti che possono orientarvi su questa mappa. Vediamo se c'è ancora qualcuno, perché magari... Sì, siete quasi tutti. Allora, innanzitutto guardate al centro, dove c'è quell'insenatura che vedete in alto, c'è una costruzione quadrata. Vedete che c'è scritto a fianco, c'è una città murata, e c'è scritto Aquileia. Aquileia si trova in Friuli. Okay, quindi sulla pianura friulana. Perciò quello è il Friuli. Quella insenatura che vedete è il mare Adriatico. Magari tolgo l'immagine così riusciamo a vederla meglio. Magari uso il cursore, che così. Allora. Qua abbiamo Aquileia, il Friuli, questa insenatura qua è il mare Adriatico, con l'Istria, la trovate qua, e poi la Dalmazia, e basta, perché c'è questo nella rappresentazione. Poi la vediamo a schermo intero, così la vediamo meglio. Quindi questo elemento geografico qua che passa è appunto l'Italia. L'Italia la vediamo sdraiata in un certo senso, ok? Questa è la catena degli Appennini, qua abbiamo alcune catene alpine, e poi qua, andiamo, qua abbiamo Verona, lì in alto a sinistra, diciamo, sulla mappa. Quindi abbiamo Tridentum, che è il municipium, subito più a nord. Quindi fondamentalmente abbiamo il nord in alto a sinistra, abbiamo il sud in basso a destra, e quindi fondamentalmente abbiamo una rappresentazione. E dobbiamo immaginarci, è come se noi fossimo in piedi sopra l'Africa, l'Africa è quella che vediamo in primo piano, nella costa dell'Africa settentrionale, dobbiamo immaginarci di alzarci in piedi proprio sull'Africa e guardare di fronte a noi, vediamo il nostro paese scusate, ma qua quando vado in presentazione non riesco a usare i comandi. Praticamente noi vediamo il nostro paese di traverso di fronte a noi e ne cogliamo i dettagli, d'accordo? Quindi fondamentalmente era stata scelta la posizione migliore per mettere al centro l'Italia nella rappresentazione. Se noi andiamo a vedere dove è Roma, è esattamente al centro di tutta la rappresentazione, quindi ovviamente non solo della nostra penisola, ma proprio dell'organizzazione della rappresentazione cartografica. E con quel sistema lì, voi sapete che l'impero romano estendeva il suo dominio a una parte delle coste settentrionali dell'Africa, quindi fondamentalmente ci si fosse posti da un'altra parte, si sarebbe fatto fatica a prendere tutto l'impero, abbracciare l'impero con uno sguardo di questo tipo. Quindi si sceglie di posizionarsi sulla costa africana proprio perché da lì è possibile vedere tutto l'impero romano, fino alle sue propaggini settentrionali e orientali e occidentali, quindi la Spagna da una parte, l'Asia Minore dall'altra, la Germania a nord, e quindi insomma avere uno sguardo complessivo sull'impero romano. Quali sono gli elementi importanti che vengono messi in luce? Beh, sono i cardini fondamentalmente della romanità, vale a dire la presenza dei municipia, quindi di castra o di insediamenti cittadini, che sono la cifra, diciamo, dell'importanza della civiltà urbana per i romani. La civiltà urbana viene introdotta fondamentalmente con Roma, è grazie a Roma che vengono fondati dei centri urbani di un certo livello, d'accordo? L'altro pilastro dell'impero romano sono
le vedete in rosso, sono le strade, i collegamenti stradali. I collegamenti stradali sono quelli che fanno la differenza. I greci avevamo detto che si spostavano fondamentalmente attraverso il mare, quindi utilizzavano rotte marittime per espandersi, e quindi quando noi vediamo le tracce della presenza greca all'interno del bacino del Mediterraneo, le notiamo soprattutto in corrispondenza delle coste, per cui noi abbiamo una colonizzazione che parte dalle coste e tendenzialmente non è che si sposti molto all'interno, d'accordo? I romani invece sono terrestri da questo punto di vista, nel senso hanno una flotta anche potente, però la loro civiltà si diffonde proprio grazie all'uso delle strade. Le strade diventano il simbolo dell'impero romano, le strade effettivamente imperiali che vengono costruite con criteri uniformi attraverso tutta il territorio imperiale, sono quelle anche che consentono di avere un controllo del territorio, perché grazie alle strade gli eserciti riescono ad avere un accesso a tutti gli angoli più remoti dell'impero, e allo stesso tempo consentono di creare unità, creare un territorio. Ok? Quindi questo è un elemento fondamentale da capire della, diciamo, della civiltà romana, del concetto di civiltà romana, che non è un concetto identico a quello greco, è molto diverso. E si attua con un'operazione di ampio respiro che richiede secoli per essere creata, ma che appunto consente di avere una uniformità amministrativa, politico-amministrativa, che mai nella storia si era conosciuta prima. Voi sapete che il mondo greco non è un mondo unitario, cioè ha una cultura unitaria, ma dal punto di vista politico è un mondo estremamente frammentato in tante piccole polis, in tante piccole città-stato. Mentre invece la realtà romana, sebbene si creino delle province federali in un certo senso che hanno anche certi margini di autonomia, in realtà esiste una uniformità giuridica e amministrativa molto forte. Quindi c'è un accentramento verso Roma piuttosto significativo. E in cartografia noi lo vediamo rappresentato plasticamente all'interno della tabula peutingeriana. Okay? Un altro elemento che ci fa dire che i romani erano oggettivamente molto legati al territorio, e quindi al territorio, diciamo, continentale, all'espansione terrestre, è il sistema di centuriazione. Allora, la centuriazione era un sistema che venne applicato in maniera sistematica in Italia e poi successivamente anche in altri contesti europei e in altri contesti, diciamo, extraeuropei, quelli imperiali comunque, che fondamentalmente si basava sul cardo e sul decumano. Ok? Cardo e decumano li conosciamo tutti, sono due assi ortogonali che, bene o male sappiamo, i romani utilizzavano un po' come il prezzemolo, nel senso che li utilizzavano dappertutto, in tutti i loro castra o i loro municipia, organizzavano la creazione di una città, e quindi la fondazione anche di una città, attraverso l'utilizzo di un cardo e di un decumano. Quello che non si sa molto è che l'operazione di tracciamento del cardo e del decumano è un'operazione che ha un risvolto per i romani sacrale. Questo non significa che mancasse di pragmatismo, ok? Perché naturalmente l'organizzazione attraverso due assi ortogonali a cui si fanno riferimento poi tutti gli altri assi secondari, fa sì che si crei una pianta cittadina molto ordinata e molto regolare. Ok? Quindi fondamentalmente, se vogliamo, è il sistema più razionale per creare una nuova fondazione urbana. E in effetti, se noi andiamo a vedere le realizzazioni urbane del Nuovo Mondo, quindi degli Stati Uniti d'America, troveremo che le città che sono state fondate a partire appunto dal XVI secolo in avanti
portano proprio una pianta basata su assi ortogonali. Non c'è il cardo e non c'è il decumano, d'accordo, però il sistema è quello. Se vogliamo, è un sistema razionale che in qualche maniera è anche intuitivo da utilizzare. Però diciamo che nel caso dei romani esisteva una precisa ritualità quando veniva stabilito la presenza di un cardo e di un decumano, che, come vedete scritto, avevano un orientamento specifico secondo i punti cardinali. Quindi, da una parte, il cardo si organizzava secondo l'asse nord-sud, e dall'altra il decumano invece aveva andamento est-ovest. Questo garantiva anche, diciamo, un orientamento piuttosto efficace nei confronti, ad esempio, del sole. Quindi, diciamo, questo poteva consentire una migliore esposizione degli edifici al sole, tanto per dirne una, ma è solo una delle caratteristiche positive che ha questa organizzazione. Ecco, l'organizzazione del cardo e del decumano che noi siamo abituati a associare alla presenza di un nucleo urbano non si applicava solo a quello, ma si applicava anche al cosiddetto ager. L'ager è fondamentalmente la realtà esterna alle mura urbane o alla realtà urbana, quindi è la realtà rurale, sono i territori rurali. Perché si chiama centuriazione? Perché nel corso del tempo, nel momento in cui Roma si espande, conquista la penisola italiana, conquista un impero, l'impero si fonda sulla guerra vinta dai centurioni. Quindi diciamo dai militari più importanti delle legioni romane. E quindi questi militari dovevano avere una ricompensa. La ricompensa erano le terre. Le terre conquistate venivano organizzate appunto secondo il sistema della centuriazione. Grazie all'utilizzo della groma, che era una croce, che uno strumento fatto a croce che consentiva di tracciare con precisione questo asse ortogonale, l'ager veniva suddiviso secondo l'impostazione di un cardo e di un decumano. Quindi fondamentalmente si tracciavano due assi ortogonali e poi sulla base di questo venivano create delle particelle quadrate che appunto avevano una superficie regolare, quindi ciascuna particella aveva una superficie uguale alle altre e quella singola particella veniva destinata ad un centurione. Quindi fondamentalmente questo è lo schema. Qua abbiamo la centuriazione nell'ager veneto, qua abbiamo Altino da una parte, poi abbiamo Padova dall'altra, quindi vediamo come appunto sulla base della presenza di un cardo del decumano di Patavium, che troviamo in basso, sulla base appunto del cardo di Patavium, vediamo che è stata impostata una centuriazione del territorio veneto. E questa è l'immagine più plastica del retaggio che ha lasciato la centuriazione sulla superficie terrestre italiana. Qua siamo in una zona, se non sbaglio, vicino a Cesena, nell'Emilia Romagna, e vedete come la presenza delle centurie sia ancora estremamente evidente. È chiaro che nel corso del tempo poi le centurie sono state ereditate, quindi sono state suddivise dai vari eredi, quindi le vediamo colorate al loro interno da vari tipi di appezzamenti, però vediamo che l'organizzazione iniziale è rimasta fondamentalmente immutata. Quindi è un lascito fondamentale dell'impero romano sul territorio, è uno di quei segni di territorializzazione di cui parlavamo nelle prime lezioni. Questa è fondamentalmente una struttura territorializzante, cioè è un'organizzazione del territorio, una modifica del territorio che è fissa, che non verrà mai cambiata probabilmente. E noi ce l'abbiamo ancora tuttora presente sul nostro territorio. Quindi è un elemento fondamentale, a tal punto che la vediamo dalle fotografie satellitari. Questa è ad esempio la centuriazione che venne realizzata invece.
Questo tipo di centuriazione è un po' diversa, nel senso che non ha come riferimento una città, come abbiamo visto prima, ma ha come riferimento un asse viario importante. E in effetti, appunto, la Via Emilia era un asse fondamentale per l'impero romano. E sulla base di questo asse viario venne realizzata proprio la centuriazione. Ma anche in altro ambito, grazie, io sono talmente coccolato che anche chi mi porta il caffè, e anche in un altro ambito avevamo detto, quello del catasto, i romani si distinsero. Quella che vedete qua è una cosiddetta forma, la forma urbis, vale a dire è il catasto della città di Roma. Prima ve l'ho detto solo parzialmente, i romani riescono a organizzare una scuola di agrimensori veramente formidabile. Gli agrimensori erano, diciamo, poi corrispondenti dei geometri attuali, quindi erano dei tecnici che erano in grado di effettuare delle misurazioni sul terreno, lo facevano con degli strumenti che erano solo parzialmente rudimentali, molto spesso erano degli strumenti molto validi, ed erano in grado appunto di creare delle rappresentazioni cartografiche estremamente attendibili, se ci intendiamo sul termine attendibile. A tal punto che comunque erano in grado di realizzare una riduzione catastale del territorio, in questo caso della città di Roma, e di darne una rappresentazione perfettamente zenitale che serviva appunto per i fini fiscali. Se voi guardate, qua abbiamo una rappresentazione eccezionale delle vie di passaggio, che sono quelle lasciate senza scolpiture, senza segni, e poi abbiamo addirittura in alcuni casi anche l'indicazione dei colonnati interni delle case, quindi c'era anche un sistema, un livello di astrazione simbolica molto elevato, e per certi versi si tratta di una simbologia che è molto simile a quella che utilizziamo ancora noi oggi. Quindi per certi aspetti diciamo che questa rappresentazione cartografica venne poi si riuscirà a creare delle rappresentazioni simili solamente dopo nei 1800 anni successivi, quindi solo nel XIX secolo si riuscirà a replicare quello che era stato fatto nel primo secolo, nel primo e nel secondo secolo dopo Cristo a Roma. Quindi si tratta di un patrimonio di conoscenza che poi è andato disperso nel Medioevo, che era assolutamente rilevante e straordinario, insomma. Ecco, le forme ci sono, questa, scusate un secondo, il caffè ci voleva, prima che si freddasse è meglio averlo, chiusa parentesi. Allora, le forme sono di vario tipo. Allora, questa in particolare era appesa sulla facciata di un edificio a Roma, era fondamentalmente una rappresentazione enorme di alcune decine di metri, se ne sono conservati alcuni pezzi, anche queste sono disponibili tutte su Wikipedia, online, ci sono un sacco di siti che offrono anche delle scansioni ad alta risoluzione di questi pezzi e che ne ripropongono delle ricostruzioni abbastanza interessanti, quindi se siete interessati le cercate, forma urbis, e vi escono facilmente. Quindi poteva cambiare, dicevo, il tipo di supporto, perché noi abbiamo questa che è in pietra e è relativa alla città di Roma, poi ne abbiamo altre che erano realizzate su pelle, su carta, su legno, su bronzo, su pietra, e solo alcune, ovviamente quelle fatte su materiali non deperibili, sono arrivate fino a noi, come ad esempio i catasti d'Orange. Quindi fondamentalmente si tratta di un sistema di rilevazione cartografica che era estremamente efficace ed estremamente attendibile. E quindi ci fa capire che, sebbene noi non abbiamo, diciamo, noi sappiamo in maniera indiretta che esistevano questi catasti, non sappiamo con precisione come funzionavano, d'accordo? Perché non ci sono pervenuti i regolamenti attuativi, per esempio, non ci sono pervenuti i registri catastali. Sappiamo però dalle fonti che i catasti esistevano, sappiamo ci sono i catasti stessi, pochi ma efficaci, ci sono i testi scritti che parlano della presenza dei catasti, però nel dettaglio non sappiamo molto. Però già il fatto che esistano delle rappresentazioni del genere fa capire che il livello di sofisticazione raggiunto dalla
capacità romana e dalla capacità cartografica romana era sicuramente molto, molto elevato. Forse anche di più rispetto a quello che viene rispecchiato nella forma Urbis, perché guardando la forma Urbis uno dice, vabbè, è una rappresentazione cartografica un po' particolare, non mi dà molto l'idea di un popolo che sapesse effettuare delle rappresentazioni cartografiche valide. In realtà invece è proprio il contrario. Ecco, durante il periodo romano abbiamo la nascita e la vita, diciamo, di uno dei più grandi geografi della storia, che è appunto Claudio Tolomeo. Tolomeo è il pensatore che sta alla base, diciamo, di quel sistema tolemaico che noi siamo abituati a considerare negativo perché legato al mondo medievale, sbagliato perché effettivamente legato a una concezione geocentrica e quindi non eliocentrica come siamo abituati a utilizzare noi correntemente, quindi è depositario di tutto il male possibile. In realtà l'operazione che fa Claudio Tolomeo è estremamente importante in campo geografico. Da una parte lui fa appunto, è autore del cosiddetto Almagesto, vale a dire una osservazione astronomica, un insieme di osservazioni astronomiche che servivano fondamentalmente a prendere, a calcolare dei punti, le coordinate di alcuni punti spaziali, quindi di alcune città, di alcune località, in maniera più precisa rispetto a quanto aveva fatto ad esempio Eratostene. Dall'altra, Tolomeo è il primo appunto che si occupa di realizzare un manuale di geografia. Tolomeo è il primo che dà alla stampa appunto un manuale che viene denominato Geografia. La concezione di geografia, poi questo ve lo lascio leggere, lascio a voi leggervelo, ve le carico le slide appena finita la lezione. Appunto, la geografia, il compito della geografia è quello della descrizione della Terra in tutta la sua estensione conosciuta, fondamentalmente. E il compito della geografia è quello di descrivere grandi estensioni, d'accordo? E è chiaro che per svolgere questo ruolo è importante utilizzare l'osservazione astronomica, che può consentire di calcolare meglio la superficie terrestre e il rapporto tra la superficie terrestre e le stelle, e dall'altro appunto il calcolo matematico. È fondamentale, secondo Claudio Tolomeo, utilizzare dei sistemi proiettivi specifici, adeguati, per riuscire a rappresentare la curvatura terrestre. Quindi, fondamentalmente, la concezione tolemaica è una concezione di una terra sferica, quindi questo ci fa capire che quello che viene trasmesso poi nel mondo medievale viene anche in qualche maniera trasfigurato, viene cambiato, non è esattamente il pensiero di Tolomeo. E appunto, quindi, oltre che nell'Almagesto, anche nella geografia, Tolomeo fa un inventario di circa 8.000 località che sono corredate delle singole coordinate. Queste coordinate gli servono per costruire una proiezione, una proiezione planisfero tolemaico, che poi sarà utilizzatissimo durante il Medioevo. Volevo farvene vedere uno, vediamo se c'è. Dovrei averlo messo dopo. No, c'è in quello successivo. Portate pazienza un secondo. Lo faccio vedere. Ecco, questo qua è un planisfero tolemaico. Come vedete è simile a quello che abbiamo visto prima di Eratostene, ci assomiglia molto, nel senso che anche qua abbiamo i soliti tre continenti, Europa che è molto dettagliata rispetto a quella di Eratostene, è un po' più precisa, se possiamo metterci d'accordo su questo
su questo termine, l'Africa o la Libia a sud e nella parte est invece l'Asia, che vediamo essere molto più estesa rispetto a quanto aveva stabilito Eratostene. Quindi questa è l'immagine standardizzata che appunto a partire da Tolomeo e poi successivamente, specialmente nel Medioevo, viene adottata per rappresentare il mondo, l'ecumene, insomma. Quindi questa è l'immagine tolemaica per eccellenza. Torniamo alla presentazione di prima. Scusate il tempo. Sì, il sistema tolemaico è conosciuto fondamentalmente perché è quello che poi verrà confutato successivamente nella rivoluzione di Keplero, e quindi quella legata appunto allo stabilimento del sistema eliocentrico. Quindi fondamentalmente l'idea di cosmo di Tolomeo è quella di un cosmo con la Terra che è al centro e i pianeti le ruotano intorno. Ruotano intorno, e qua avete, se volete, una specifica, quello vedete il link HTTP, catalogo, Museo Galileo, eccetera, è uno dei problemi che venne stabilito, che venne risolto con una spiegazione molto complicata del sistema tolemaico. Allora, fondamentalmente, il sistema tolemaico prevede, dicevamo, la Terra al centro del sistema solare, con i pianeti che orbitano intorno ad essa su delle orbite circolari. Ok? Esisteva un problema all'epoca, che era quello del cosiddetto moto retrogrado dei pianeti. Quando all'epoca, età romana, età greca, ma comunque nei tempi antichi, l'osservazione astronomica era molto diffusa, anche perché insomma esistevano le condizioni ideali per poterla fare, visto che non c'era inquinamento luminoso e oggettivamente le stelle erano il sistema privilegiato per muoversi, specialmente per mare. E quindi diciamo che le comunità umane erano estremamente esperte in campo astronomico. Esisteva appunto questo problema, vale a dire, a un certo punto, quando si osservavano i pianeti in determinate fasi dell'anno, ci si rendeva conto che il pianeta, invece che continuare la sua orbita, nella rotazione, diciamo, che eseguono le stelle, faceva un movimento all'indietro e poi ritornava ad andare in avanti. Per spiegare questo sistema, questa osservazione, venne elaborato un complicato sistema basato su epicicli e deferenti. Fondamentalmente i pianeti venivano collocati su orbite circolari, ma all'interno di questa orbita circolare il pianeta faceva un altro cerchio. D'accordo? E grazie a questo sistema, tutto sommato, si spiegava bene la rivoluzione planetaria, e quindi, trattandosi di un sistema attendibile, venne mantenuto in uso, proprio perché non esistevano dei sistemi alternativi, fino a quando non arrivò Keplero, per spiegare appunto il movimento dei pianeti con una corrispondenza sulle date del calendario. Quindi questa è un po' la spiegazione del perché il sistema tolemaico venne mantenuto in uso a lungo. E venne mantenuto in uso per secoli, perché parliamo di un sistema elaborato a partire dal secondo secolo dopo Cristo, che venne utilizzato poi fondamentalmente fino al 1600, alla fine del 1500, inizio del 1600, quindi insomma ebbe una sopravvivenza straordinaria. Cosa succede nel Medioevo? Uno potrebbe dire: viene dimenticato tutto. Non è vero. Aspettate che c'è una domanda. Un po' sulla domanda, non c'è privacy, ma non importa. Scusi, le mappe della Galleria delle Carte Geografiche dei Musei Vaticani sono ascrivibili al sistema tolemaico. Non mi ricordo quante sono e di che date sono, sinceramente, però diciamo tutte quelle pre-rivoluzione copernicana, sì,
è con Copernico e poi la rappresentazione mercatoriana, quindi diciamo che potremmo dare il 1560 come 1540, scusate, come data di rivoluzione. A partire da quel periodo là, poi vennero realizzate delle carte sulla base, su basi scientifiche diverse, insomma. Quindi tutte quelle realizzate prima sono comunque plasmate sulla matrice tolemaica, anche perché non esistevano altre matrici e quindi bisognava utilizzare quello che c'era. Parlando di planisferi, poi chiaro ci potevano essere delle mappe regionali un po' più piccole, però ecco, tendenzialmente fino al 1500, bene o male, la cartografia regionale non si sviluppa, proprio perché si tendeva a rappresentare quasi esclusivamente il planisfero. Unica eccezione sono i globi, poi lo vedremo, ma si è stabilito, gli studiosi hanno stabilito che il viaggio di Cristoforo Colombo fu anche possibile grazie alla rappresentazione globulare del mondo, vale a dire esistevano dei globi, delle sfere, su cui erano rappresentate le terre emerse. Grazie a quello Colombo, secondo alcuni, cominciò a elaborare il suo progetto di buscar il Levante con il Ponente, cioè di andare verso le Indie andando verso Occidente. E quindi, insomma, sì, diciamo che potremmo dare come data appunto il 1540 di discrimine tra una rappresentazione e l'altra. Dicevo appunto che il Medioevo, nonostante sia tendenzialmente un'età buia, considerata un'età buia, in realtà ha delle discontinuità e delle continuità eccezionali, poi le vedremo. Però si può dire in generale che durante il Medioevo succedono due cose. Da una parte c'è una netta prevalenza del metafisico, per cui rispetto alla realtà molto concreta, caratterizzata dal paganesimo, dalla presenza di divinità, per carità. Però diciamo che i romani erano molto pratici e quindi gli strumenti che elaborano per il governo del territorio erano molto efficaci. Durante il Medioevo noi assistiamo invece a una, come dire, un'esplosione della religiosità legata al cristianesimo, logicamente. E questo fa sì che anche la rappresentazione cartografica ne subisca l'influsso. Quindi noi abbiamo una grande quantità di rappresentazioni fantastiche, mitologiche e idealizzate del mondo, allo stesso tempo però sembrano sparire quasi completamente, sembrano sparire quasi completamente le rappresentazioni per fini pratici, quindi la capacità anche di rappresentare piccole porzioni di territorio con un livello di precisione sufficiente o quantomeno pari a quello romano. È come se un bagaglio di conoscenze venisse completamente disperso. E veniamo al secondo punto. Quindi abbiamo detto religiosità da una parte. La seconda parte è appunto che, e lo trovate qua, l'esperienza dei geografi precedenti venne completamente dimenticata. Il sistema scolastico romano collassa completamente. E mancando, diciamo, un sistema centralizzato di formazione, questo fa sì che anche la capacità di rappresentazione cartografica venga a mancare. Quindi noi abbiamo fondamentalmente, da una parte, un aumento della religiosità, dall'altra una società che per motivazioni che ancora adesso non sono ben comprese, perché il discorso delle invasioni barbariche è stato molto relativizzato, si parla più che altro di un trasferimento di popolazione che ha portato i suoi usi, consumi, i suoi usi e costumi, scusate, all'interno di un impero che stava marcendo, che si stava spegnendo, che stava esaurendo la sua forza vitale. E allo stesso tempo ne ha contaminato, diciamo, la base, creando qualcosa di diverso. Vi faccio un esempio concreto. Quando si parla appunto dell'età romana, si parla spesso di grandi catastrofi, grandi invasioni, guerre, carestie, eccetera. Si fa un quadro piuttosto fosco, il che in parte è anche vero, nel senso che
invasioni, combattimenti, ce ne furono, venendo meno l'impero, anche il sistema di difesa, il sistema militare viene meno e quindi i territori imperiali erano più soggetti al passaggio di popolazioni bellicose che ovviamente saccheggiavano e cercavano anche di depredare i territori, i ricchi territori imperiali. E quindi mancava una difesa comune. Dall'altra parte, però, è proprio un'organizzazione che viene meno. Allora, per esempio, nella città di Trento, noi abbiamo la localizzazione dei resti romani a circa 5 metri di profondità. Se invece andiamo a Verona, vediamo che i resti romani si trovano bene o male tra 1 metro di profondità e sulla stessa superficie attuale. Sia Verona che Trento sono sul letto, si trovano in corrispondenza del fiume Adige, quindi se, diciamo, sono anche a pochi chilometri di distanza, quindi possiamo ipotizzare che, diciamo, le condizioni legate alle alluvioni del fiume siano simili. Non è che ci sono alluvioni più devastanti a Trento e a Verona di meno. Possiamo aspettarci che ci sia lo stesso tipo di alluvioni. Quindi cos'è che spiega questa differenza ambientale tra le due città? Perché di primo acchito saremmo portati a dire: ma come, quando cessa l'età romana abbiamo 5 metri di sedimenti che si accumulano, significa che ci sono state un sacco di catastrofi alluvionali. No, non è esattamente così. Molto probabilmente Verona, essendo una città importante, una sede di un vescovato importante, di una diocesi importante, essendo una città che comunque aveva raggiunto delle dimensioni ragguardevoli già in età romana, è probabile che Verona riesca a mantenere quella cultura, quella formazione che consentiva di gestire dal punto di vista idraulico il fiume Adige. Quindi le piene, le esondazioni venivano in qualche maniera limitate nella loro irruenza e nella loro pericolosità. Trento invece assiste a uno spopolamento, le persone si spostano, la città diminuisce il numero dei suoi abitanti, molto probabilmente tutti quei tecnici, quegli ingegneri, quegli agrimensori che erano in grado di gestire una situazione critica non ci sono più e quindi questo porta alla creazione di un sedimento di 5 metri, un sedimento alluvionale di quel tipo. Quindi non è tanto come dire, lo svolgersi catastrofico degli eventi, quanto piuttosto la mancanza di cultura e di formazione. In effetti questa mancanza di cultura e formazione è un po' generalizzata, proprio perché, oltre a venir meno l'impero, venendo meno l'impero, viene meno proprio il sistema scolastico. Quindi viene meno, diciamo, il riferimento alle età precedenti, l'età greca, l'età romana, appunto, viene meno la formazione in campo matematico. È chiaro che questo influisce nettamente sulla tipologia di rappresentazione che abbiamo durante il periodo medievale. Anche nel mondo islamico, che per certi versi rappresenta un po' il mondo che fa da tramite tra la cultura ellenistico romana e la cultura medievale, quindi occidentale e poi rinascimentale, anche appunto in ambito islamico, nonostante ci sia una forte effervescenza nel campo degli studi scientifici, la rappresentazione cartografica non è così elaborata e così efficace. Unica eccezione è appunto il geografo al-Idrisi, che vive all'incirca attorno all'XI secolo e che ci trasferisce, diciamo, una rappresentazione che vediamo essere appunto simile a quella tolemaica. L'elemento interessante è che nonostante, diciamo, la civiltà islamica sappiamo avesse dei contatti molto frequenti con la realtà indiana e la realtà cinese, proprio per la sua localizzazione geografica, nonostante questo, vediamo che la rappresentazione cartografica del mondo, specialmente dell'Africa, del continente libico, come veniva chiamato,
non migliora significativamente, anzi rimane ancorata agli schemi greci. Quindi fondamentalmente abbiamo un trasferimento minimo, diciamo, della rappresentazione geografica e appunto una standardizzazione sui modelli precedenti. Vabbè, qua alcuni dettagli sulle opere di Alidrisi. Ecco, che tipo di rappresentazione emerge nel Medioevo? Quella che avevamo visto all'inizio della lezione scorsa, vale a dire la creazione di mappamondi a T in O. La T, appunto, sono le acque fondamentali del mondo, quindi abbiamo il Mediterraneo, il fiume Tanais e il fiume Nilo, quindi il Don e il Nilo, i tre continenti, Europa, Africa e Asia, e al centro, non più Roma, perché l'astro della città imperiale era ormai tramontato, ma abbiamo Gerusalemme, che ovviamente diventa fondamentale per motivi religiosi. I mappamondi a T in O non hanno una funzione pratica, non possono averla, non possono, diciamo, servire per navigare, non possono servire per avere un'idea della estensione di una determinata nazione, di un determinato continente, di un determinato territorio, ma hanno appunto quella che viene definita una funzione esornativa, quindi un ornamento, e soprattutto didascalica. In un contesto come quello medievale, in cui fondamentalmente l'alfabetizzazione regredisce, quindi abbiamo persone con una scolarizzazione assente o minore, è chiaro che le immagini assumono un significato molto maggiore. Perciò l'utilizzo dei mappamondi a T in O serve fondamentalmente per fini ideologico-propagandistici. Da questo punto di vista dobbiamo domandarci qual era, diciamo, l'immagine medievale del mondo. E non sempre è semplice capire appunto quale fosse l'immagine che durante il Medioevo fosse diffusa, diciamo, della Terra. Quindi non possiamo essere sicuri al 100% che i medievali, l'uomo del Medioevo, considerasse la Terra piatta. Allora, da una parte alcuni esegeti, come Lattanzio, Cosma e Nicopleuste, ritenevano che la Terra fosse piatta, quindi negavano la sfericità terrestre su base biblica. Dall'altra però esistevano intellettuali molto importanti in ambito cattolico, come Isidoro di Siviglia, Sant'Agostino, San Girolamo, che appunto ritenevano, sono i cosiddetti padri fondatori, insomma, sono tra gli intellettuali più importanti del mondo cattolico, del mondo cristiano. Questi ritenevano tutti la terra sferica. Quindi fondamentalmente potremmo dire che non tutti gli uomini medievali ritenevano che la Terra fosse piatta, ma che ci fossero delle correnti di pensiero che la ritenevano sferica. Un elemento importante è che fondamentalmente dobbiamo renderci conto che la realtà medievale era molto frammentata, per cui non abbiamo più la possibilità di dire: ok, in questo ambito si credeva questo, in questo ambito si sapeva questo. No, esistono fondamentalmente dei centri all'interno dei quali si conserva il sapere antico, che sono appunto le biblioteche religiose, insomma, dove si tengono i classici, li si copia e li si trascrivono per conservarli e per mantenerli, insomma, vivi in un certo senso, che sono delle realtà di cultura molto elevata e simile del tutto a quella romana. Dall'altra però c'è una società in cui la formazione, lo studio e la lettura semplice non è così diffusa, è molto meno diffusa rispetto al passato, e quindi abbiamo una realtà molto più ignorante, se vogliamo, e molto più arretrata. Naturalmente, come vi dicevo prima, è l'applicazione pratica, concreta, geometrica della cartografia che viene perduta. E secondo Le Goff, che è uno dei più grandi studiosi del Jacques Le Goff, è uno dei più grandi studiosi del periodo medievale, il solo principio organizzativo rimane la croce. Quindi, dal punto di vista, diciamo, topografico, l'unica
l'unico retaggio che rimane vivo è appunto quello della croce. In effetti, in la maggior parte delle realtà urbane che erano state create in periodo romano, gli assi ortogonali vengono in qualche maniera mantenuti, anche se non sempre con, diciamo, la stessa regolarità che era caratteristica del mondo romano, ma vengono mantenuti proprio perché si rifanno al simbolo della croce, quindi per una motivazione ancora una volta, religiosa. Religiosa. Un elemento da prendere in considerazione, che vi dicevo prima, è che non tutta la realtà medievale è così, perché se noi ad esempio guardiamo questa rappresentazione qua, rimaniamo un po' a bocca aperta. È vero che siamo nel 1330, quindi verso la fine del Medioevo, siamo, secondo quello che direbbero alcuni studiosi, nel pieno Medioevo in realtà. Questa è appunto la rappresentazione dell'Europa di Opicino de Canistris, che è un religioso che appunto si muove all'interno di quei conventi, all'interno di cui viene gelosamente custodita la cultura delle epoche passate, e che riesce a produrre una cosa del genere che non sfigurerebbe, diciamo, su qualsiasi manuale di una rappresentazione cartografica europea. In effetti noi abbiamo la rappresentazione in alto dell'Europa, in basso dell'Africa, che sono raffigurati come due amanti che si toccano, si baciano, insomma. Ma quindi abbiamo da una parte l'aspetto geometrico, che è molto dettagliato, perché abbiamo una serie di paralleli e di meridiani, non ci saremmo mai aspettati di trovare nel mondo medievale, e dall'altra abbiamo anche una, come dire, un dettaglio, quello del bacio, che è più legato a un aspetto, diciamo, ideologico, e quindi un aspetto diverso, diciamo, da quello di una rappresentazione geografica. Quindi quando parliamo del Medioevo, ok, parliamo di un'età in cui il numero di rappresentazioni cartografiche, il tipo di rappresentazioni cartografiche diminuisce, cambia, si trasforma, però il mondo medievale è in grado di competere abbastanza bene anche con il mondo attuale, anche con la realtà romana precedente. Allo stesso tempo poi noi abbiamo, ovviamente poi avremo altri intellettuali famosi che si ispireranno proprio a Opicino, alle immagini di Opicino, per realizzare delle cartografie di tipo zenitale, come Leon Battista Alberti, Leonardo, e quindi la prospettiva, tutto il resto che insomma poi arriverà con l'età rinascimentale. Ora, è chiaro che in un mondo medievale che viene rappresentato attraverso questi strumenti qua, ci rendiamo conto, scusate, guardavo l'ora, che il passaggio all'età moderna, quello che convenzionalmente viene fatto coincidere con il 1492, no, la scoperta dell'America, per arrivare a questo passaggio epocale è necessario domandarsi come fu possibile arrivare all'elaborazione del viaggio da parte di Cristoforo Colombo, perché Cristoforo Colombo non è il prototipo, diciamo, del ribelle rispetto alla realtà che lo circonda, è in qualche maniera un rappresentante, diciamo, piuttosto significativo del mondo medievale, perché l'obiettivo che si pone Cristoforo Colombo è quello di arrivare appunto in Occidente, passando in Oriente, scusate, quindi cercare una via per arrivare alla fonte delle spezie, quindi delle materie prime di scambio più importanti, passando per il Levante, quindi navigando verso ovest. Però appunto è un'operazione che si inserisce pienamente nella realtà medievale. Lui non si pone il problema di scoprire un nuovo mondo, logicamente, ovviamente non se ne ipotizzava l'esistenza, ma non era neanche nel suo orizzonte, diciamo, degli obiettivi che voleva raggiungere. Per elaborare il viaggio che lo porterà a scoprire appunto il nuovo mondo, necessariamente lui dovette
utilizzare delle fonti, alcune fonti cartografiche che erano disponibili nel mondo medievale. E queste sono alcune di quelle. Vediamo un attimo. Sì, vediamo qua. Allora, da una parte abbiamo una rappresentazione del genere, come il mappamondo di Ebstorf. Il mappamondo di Ebstorf è la summa, diciamo, della concezione medievale del mondo, nel senso che, se vedete in questa rappresentazione, che è molto grande, è conservata in Austria, vedete che in alto noi abbiamo una rappresentazione cristologica, quindi un'allegoria fondamentalmente. Abbiamo Cristo in alto, vediamo il volto, che abbraccia tutto il mondo, il Cristo cosiddetto Pantocrator, cioè creatore di tutto, che appunto abbraccia tutto il creato, che in questo caso non è realizzato secondo lo schema a T, no, ma vediamo che fondamentalmente la rappresentazione che noi abbiamo di fronte è quella che viene definita una rappresentazione enciclopedica, che questa è un'altra caratteristica del mondo medievale. Le immagini assumono valore didascalico, ricordiamocelo, quindi servono a spiegare determinate cose, e assumono valore enciclopedico per quel che riguarda i mappamondi. Vale a dire che all'interno di un mappamondo viene segnato tutto lo scibile umano, tutto quanto gli esseri umani sanno del mondo. Quindi fondamentalmente questa immagine non è solamente, diciamo, una dichiarazione dell'immagine del mondo medievale, ma è anche una dichiarazione di quanto gli uomini medievali sapevano del mondo. E all'interno di questa conoscenza si inseriscono tutti quegli aspetti reali che erano, che derivavano dalle esplorazioni che venivano fatte, dalle rotte commerciali, dai rapporti tra Occidente e Oriente, ma vengono inseriti anche tutti quegli elementi fantastici che, diciamo, secondo l'ideologia medievale erano reali, quindi erano elementi inventati, la presenza di draghi, la presenza di determinate aree di accesso all'inferno, eccetera. Quindi tutta una serie di elementi tra il reale e il simbolico, l'inventato, che però coesistevano all'interno della stessa realtà, cosa che ovviamente nei secoli successivi verrà completamente abbandonata, insomma. Però tutto questo faceva parte del sapere medievale e quindi entrava a far parte della rappresentazione stessa. Ecco, la rappresentazione, il mappamondo di Ebstorf, appunto, ha esclusivamente finalità religiose e non ha nessuna finalità pratica, questo è chiaro. Dall'altra parte, e questo è importante, nel mondo precolombiano, quindi nel mondo che Cristoforo Colombo, in cui Cristoforo Colombo vive, si ha anche la produzione di questi strumenti qua, i cosiddetti portolani. I portolani, se guardiamo nel dettaglio riusciamo a capirlo, sono le indicazioni della presenza di diversi porti sulle coste europee che consentivano ai navigatori di spostarsi agevolmente da un porto all'altro. Anche qua la navigazione avveniva fondamentalmente sotto costa, e questa è una costante dall'età greca fino appunto al viaggio di Colombo. La navigazione sotto costa è molto più sicura, molto più semplice, magari più lunga, però consente, diciamo, di arrivare con maggiore facilità a destinazione. E proprio seguendo le coste venivano elencati mano a mano i nomi dei vari porti. Con le repubbliche marinare noi abbiamo un'espansione, vediamo, questa è una carta pisana del 1260, noi abbiamo un'espansione di questi strumenti che vengono realizzati appunto, come vedete, in questo caso su pergamene, quindi su pelli, e venivano portati sulle navi e servivano appunto a organizzare la navigazione che era prevalentemente mediterranea. Qua vedete, in effetti, abbiamo questa visualizzazione qua, vedete che qua i nomi dei porti formano la penisola italica, no? Con la Sicilia, il Tacco dello Stivale, l'Adriatico, la Grecia, tutto il bacino del Mediterraneo con le coste africane e le coste spagnole qua.
chiaramente questi strumenti si diffondono abbastanza, in maniera abbastanza ampia, specie con l'aumentare dei commerci. Ecco, tenete presente che proprio le repubbliche marinare italiane rappresentano un po', diciamo, la punta più avanzata del commercio mondiale durante il periodo medievale. L'Italia è veramente al centro, diciamo, della importanza economica del periodo medievale, grandissime invenzioni italiane, come ad esempio le cedole di banco, le banche stesse, sono attribuibili ai mercanti italiani, proprio perché questi si muovevano in maniera molto agevole all'interno del bacino del Mediterraneo e, diciamo, questo garantiva loro un potere concorrenziale, un potere economico notevole. Ed è all'interno di questo mondo che Colombo nasce, visto che era genovese, faceva parte di una delle repubbliche marinare, e quindi nasce all'interno di questo contesto molto importante. Cominciamo con la prossima, e poi magari la prossima volta ci la finiremo. Ecco, qua abbiamo visto quali erano le rappresentazioni, diciamo, di stampo tolemaico. Qua ce ne sono alcune. Il planisfero di Tolomeo viene utilizzato in maniera diffusa, vabbè, questo lo sapevamo. Vabbè, questo poi lo vediamo dopo. Qua abbiamo un altro portolano. Ecco, prima di arrivare alle fonti, diciamo, di Colombo, scusate, mi sono un po'... ho organizzato il discorso in maniera un po' diversa, ma insomma lo riprendiamo. E allora, fondamentalmente... dal punto di vista della rappresentazione planisferica, il riferimento, come abbiamo visto, è Tolomeo, quindi le mappe di cui abbiamo parlato prima. Dall'altra abbiamo la cartografia nautica, ok? Quindi i portolani. E l'evoluzione in campo cartografico viene guidato appunto dalla cartografia nautica, proprio perché, diciamo, i maggiori interessi economici si concentrano sulla navigazione e sul commercio attraverso la navigazione. In particolare, lo sapete, il commercio principale era quello legato alle spezie, ai prodotti esotici, che erano prodotti molto costosi e che quindi consentivano un commercio di lunga distanza, proprio perché, essendo costosi, insomma, coprivano le spese di trasporto, e che praticamente, fondamentalmente, creano un flusso commerciale stabile tra l'Oriente e l'Occidente, l'Oriente produttore di questi beni di lusso e l'Occidente consumatore. Cosa succede? Che le rotte commerciali per portare questi beni di lusso verso l'Europa sono rotte molto complicate, perché arrivare dall'India fino all'Europa, ovviamente non essendoci il canale di Suez, era necessario fare un trasbordo, quindi arrivare dall'Oceano Indiano, passare attraverso la penisola arabica, attraverso rotte carovaniere che ovviamente erano soggette a tutta una serie di problemi legati a fenomeni di brigantaggio, fenomeni di sottrazione di beni, eccetera. Insomma, quindi erano viaggi lunghissimi, complicati. Dopodiché, una volta arrivati sul bacino del Mediterraneo, esistevano le realtà commerciali italiane che smerciavano questi prodotti nel resto d'Europa. Quindi fondamentalmente c'era una rottura del traffico marittimo in corrispondenza della penisola arabica, e quindi l'obiettivo principale dei navigatori del 300, ma soprattutto nel 400, nel secolo del 400 e poi nel 500, fu quello di trovare un modo per bypassare questa strozzatura, questo passaggio attraverso le rotte desertiche, proprio perché erano quelle che causavano i maggiori problemi. Quindi, a partire dal 400, nella prima metà del 400, la strada che venne scelta, specialmente dai portoghesi, su stimolo del sovrano Enrico il Navigatore, ma poi anche dei sovrani successivi, si cominciano a realizzare delle esplorazioni geografiche sulla costa africana,
con l'obiettivo di circumnavigare il continente africano. Ovviamente all'epoca non si sapeva quale fosse l'estensione del continente africano e si ipotizzava che circumnavigando l'Africa, quindi passando a meridione della parte più estrema dell'Africa, si sarebbero raggiunte le Indie più velocemente che non attraverso il passaggio dei paesi arabi. Quindi questo è un elemento importante che spinge appunto alla ricerca di nuove rotte commerciali. È chiaro che con le prime esplorazioni della costa africana anche i portolani vengono adeguati a quello che si trova, per cui non più una penisola africana, un continente africano appena abbozzato, diciamo di forma molto diversa rispetto a quella reale, ma si cominciano effettivamente a produrre, e qua ne abbiamo un esempio, delle rappresentazioni che consentono di avere un'immagine molto più veritiera e anche una cognizione delle distanze molto più efficace rispetto a quelle del passato. In effetti, se qua vediamo, è vero che siamo nel 1480, quindi a 50 anni di distanza dalle prime esplorazioni dell'Africa, vediamo che ad esempio l'area del Golfo di Guinea è molto più dettagliata rispetto alle rappresentazioni precedenti, è molto più precisa. Quindi da una parte noi abbiamo una esplorazione verso l'Africa. È chiaro che le carte nautiche vengono aggiornate molto più velocemente e poi si passa all'aggiornamento, per esempio, dei planisferi. Questo è il mappamondo di Henricus Martellus. Vediamo che appunto la costa africana è delineata con un livello di dettaglio molto maggiore rispetto alle rappresentazioni precedenti. Vediamo subito la differenza. Ed è qua l'Africa che ha una forma un po' strana e indefinita fondamentalmente, e si passa a questa forma qua che è molto più simile a quella reale che noi abbiamo sotto gli occhi, diciamo, tutti i giorni. Appunto, all'interno di questo mondo poi si muove Colombo. Abbiamo già visto qual era il mappamondo precedente, quello di Ebstorf. Le fonti di Colombo poi, quelle stabilite, sono sicuramente altre tre. Chiaramente lui aveva un'idea del mondo tolemaica, quindi conosceva la rappresentazione tolemaica, però conosceva molto bene anche i portolani, essendo un navigatore. E quindi, facendo una media tra queste due rappresentazioni, riesce a stabilire che appunto la sua idea folle, diciamo, di passare le colonne d'Ercole, insomma, di passare lo stretto di Gibilterra e di fare rotta verso ovest per arrivare nelle Indie, poteva avere un effetto positivo, poteva portare alla scoperta di nuove rotte commerciali. Ecco, per quel che riguarda le fonti, oltre al mappamondo di Ebstorf, inseriamo anche, sono state inserite dagli studiosi, queste altre tre fonti, vale a dire, scusate, torniamo indietro, il mappamondo di Fra Mauro, quello di Enrico Martello, che abbiamo già appena visto, e il globo di Martin Beheim. Il mappamondo di Fra Mauro è fondamentalmente una delle rappresentazioni più alte della realtà mondiale, diciamo, del planisfero medievale, nel senso che è l'ultimo planisfero medievale realizzato, perché effettivamente vediamo come sia caratterizzato appunto da questa tendenza enciclopedica proprio all'interno. Vedete che con delle scritte minuscole sono segnati tutti i dettagli relativi ad ogni parte del mondo. Immaginatevi cosa voleva dire raccogliere tutti questi dettagli e inserirli in un'unica mappa. Era un lavoro straordinario, un lavoro enorme. Dall'altra parte però la rappresentazione del mondo rimane legata agli schemi del passato, allo schema tolemaico. In effetti, se guardate, innanzitutto dobbiamo capire com'è fatta la rappresentazione. Guardate in basso a destra, vediamo che qua c'è qualcosa che assomiglia al bacino del Mediterraneo. In effetti questo è il bacino del Mediterraneo, quindi un po' come siamo stati abituati nel mappamondo di Peters, qua dobbiamo considerare come il sud in alto e il nord in basso, quindi è girato, insomma, rispetto al nostro canone. Quindi una volta ruotato ci rendiamo conto che comunque la rappresentazione, per esempio, dell'Africa
non recepisce tutte quelle novità che erano state scoperte proprio a partire dagli anni 30 dai portoghesi. E questo è strano perché Fra Mauro si muove all'interno della corte portoghese e questo non si capisce come mai non utilizzi, diciamo, le novità raccolte dai navigatori portoghesi nella sua opera più importante. Questo probabilmente perché rimane legato, diciamo, alla concezione del passato. Allo stesso tempo, all'interno del mappamondo di Fra Mauro rimangono anche moltissimi elementi del mondo fantastico medievale, quindi non solo elementi reali, ma anche elementi fantasiosi e spesso inventati, insomma. Quindi questa è una delle fonti che Colombo utilizza, che ha di fronte quando si tratta di organizzare il suo viaggio. Dopodiché abbiamo il mappamondo di Enrico Martello che invece opera prevalentemente a Firenze, quindi in Italia, e elabora appunto una rappresentazione migliorata, riveduta e corretta del mondo tolemaica, questa, del planisfero tolemaico, in cui noi abbiamo non solo il miglioramento della costa africana, come vi dicevo, ma anche un ampliamento del mondo conosciuto. Quindi si tratta di un'operazione significativa, vale a dire che nello specifico si passa dai 180 gradi di Tolomeo ai 275 gradi. Questo significa che anche l'idea della dimensione del mondo aumentava considerevolmente e per un navigatore come Colombo, che appunto voleva percorrere una buona parte dell'oceano che separava l'Europa dalle Indie, era un elemento da prendere in considerazione, perché doveva organizzarsi per un viaggio sicuramente lungo, oltre che complesso, logicamente, ma questo sicuramente lo sapeva. E infine, la diffusione delle rappresentazioni globulari del mondo è un elemento fondamentale per Colombo, perché è proprio grazie a questi globi che Colombo capisce, si convince più che altro, di poter arrivare alle Indie navigando al di fuori, verso occidente e passando appunto, partendo dalla Spagna e facendo rotta verso ovest. Queste rappresentazioni globulari sono tipiche di un mondo cartografico che poi comincerà a prendere sempre più il sopravvento, vale a dire sono espressione di quelle classi commercianti che cominciano a espandersi nell'Europa del Nord e che appunto si occupavano di commerciare, diciamo, beni di lusso fondamentalmente sulle coste atlantiche e che esprimono una domanda di cartografia, nel senso che cominciano a chiedere una produzione di cartografia non tanto pubblica ma privata e quindi diciamo che si crea una committenza ricchissima privata che è una grande consumatrice per certi versi cartografia. Ecco, il mappamondo il globo terracchio di Behaim ha una rappresentazione cartografica che è consueta, non ha nessuna novità rispetto a quella tolemaica e ha dei rapporti dimensionali che sono scorretti, quindi diciamo che è una fonte non eccezionale per Colombo, ma comunque dava un'idea di quello che doveva essere la forma del mondo. Allo stesso tempo cominciano a arrivare relazioni di viaggio, specialmente dai navigatori portoghesi. Poi, con la navigazione di Colombo, abbiamo un vero e proprio passaggio epocale. La scoperta da parte di Colombo del Nuovo Mondo è un elemento straordinario, un elemento che all'inizio non viene neanche riconosciuto, tanto è vero che appunto si parla di Indie, non si parla di indiani come, diciamo, abitanti dei nuovi territori, non viene percepito subito la scoperta che viene fatta. Ci si arriverà dopo alcuni anni. E questo naturalmente mette in crisi le rappresentazioni del mondo precedenti e necessita di la creazione di nuove rappresentazioni, proprio perché
oramai lo schema mentale che aveva caratterizzato il Medioevo, alla prova dei fatti entra in una crisi irreversibile. Questo naturalmente ha un influsso molto importante in ambito cartografico. Va bene, direi che vista l'ora possiamo fermarci qua. Se ci sono delle domande, vi lascio un paio di minuti prima di interrompere tutto. Una domanda? Dal punto di vista americano, invece, abbiamo reperti che ci facciano capire a che punto fossero i nativi americani in materia geografica prima dell'invasione europea? Avevano pensato all'esistenza di altri continenti? Ecco, da questo punto di vista, lo sviluppo delle civiltà americane non aveva, diciamo, prodotto delle rappresentazioni cartografiche così elaborate come quelle del mondo europeo. In generale, può essere che questo, la cosa che vi dico, venga smentita tra 2 ore da un nuovo ritrovamento, però in generale le civiltà precolombiane americane erano molto valide nella osservazione astronomica, per esempio i Maya erano dei maestri in ambito dell'osservazione astronomica, però nell'ambito della rappresentazione cartografica del mondo al di fuori della loro realtà continentale non avevano raggiunto dei livelli simili a quelli europei. D'altra parte, nemmeno gli europei, prima di scoprire il nuovo mondo, avevano mai rappresentato un nuovo mondo, per forza di cose. Quindi, di sicuro, insomma, c'era questa differenza qua. Ecco, come si spiega questo differente livello di civiltà? Forse è un modo un po' arrogante di parlare, però di sicuro le civiltà americane precolombiane presentano, come dire, in alcuni settori una certa arretratezza rispetto al livello tecnologico che era stato raggiunto dalle civiltà europee. Ecco, ci sono molte ipotesi per cercare di spiegare questa differenza. Quella più interessante è quella che viene proposta da Jared Diamond. Nel suo Armi, Acciaio e Malattie troviamo una, come dire, una spiegazione che è stimolante, perlomeno, che stimola il ragionamento. Non può essere la spiegazione definitiva, logicamente, però fondamentalmente la lentezza che viene dimostrata dalle civiltà precolombiane in determinati settori tecnologici è legata da una parte al ritardo con cui il continente americano venne popolato rispetto al continente europeo, euroasiatico ed africano. Dall'altra viene spiegato con una difficoltà ad entrare in contatto tra di loro di queste popolazioni, che è legato alla forma dei continenti, per cui non c'è una grande espansione in senso longitudinale, d'accordo? Quindi in termini di longitudine il continente americano non è molto vasto, ma è molto più vasto in termini di latitudine. Questo ha determinato una difficoltà nel passare da diversi climi nelle varie popolazioni, e questo ha generato, diciamo, una minore intensità di scambi tra le varie popolazioni native. Prendetela com'è, nel senso che questa è la sua ipotesi, ci sono degli elementi stimolanti, chiaramente io ve l'ho spiegata in 2 parole, se voi andate a leggervi il libro è spiegata in maniera un pochino più approfondita e più dettagliata. E effettivamente ci sono degli elementi su cui è interessante ragionare, se voi ci pensate. Nel continente europeo e nel continente asiatico si sviluppano 2 poli molto, molto avanzati di sviluppo tecnologico, che sono quello europeo da una parte e quello cinese dall'altra. Sono 2 poli che hanno un'evoluzione simile,
non si scontrano in campo aperto mai, e a un certo punto il polo cinese in qualche maniera si comincia un pochino a perdere colpi e il polo europeo assume una certa supremazia. Questo è, diciamo, la gioia di alcuni studiosi che si domandano perché i cinesi hanno in qualche maniera rinunciato all'espansione globale. Alcuni vedono in determinate scelte imperiali la causa di questa subordinazione, diciamo, al mondo europeo occidentale, come la scelta di non avere una flotta d'altura, insomma, varie cose. Ecco, diciamo che se c'è un elemento da prendere in considerazione, sicuramente il fatto di intraprendere delle navigazioni oceaniche stabili ha determinato poi la tendenza delle popolazioni europee alla colonizzazione di paesi e di realtà sconosciute. Le esplorazioni geografiche sono effettivamente un elemento che contraddistingue le popolazioni europee poi, a partire dal 500 fino, possiamo dire, fino al 900, insomma, con il colonialismo. Quindi, ecco, questa è la risposta che mi sento di dare. Bene, se non ci sono altre domande, e non mi pare ce ne siano, direi che ci diamo appuntamento a domani. Se ci sono cose che non avete capito, dubbi, perplessità, scrivetemi, insomma. Ripeto quello che vi ho detto all'inizio. Allora, del testo di Alai, Modonadelli, Aru, teniamo presente il capitolo 2 come obbligatorio, d'accordo? Quello sui GIS, sistemi informativi geografici, e alcuni capitoli a testa, insomma, poi alcuni capitoli a scelta sulla base delle vostre necessità o della vostra scelta, insomma, d'accordo? Bene, ci vediamo domani, buon pomeriggio e a presto.